Grazie al sindaco di Sicilia, in realtà è stata una lettura precisa, sto raccontando. Bene che dirigia la situazione, ma adesso non vedete che fate partire. Gentili signore e signori, buonasera. Chiamo inizio alla cerimonia di consegna del premio sorrento del mondo. Ascoltiamo il divino, l'islandese onore del presidente internazionale, europeo e nazionale. Thank you.
costituire e sovrintendere i classi di servizio denominati ISPS, coordinare le attività ed omogeneizzare l'amministrazione dell'ISPS, creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo, proporre i principi di buon governo e di buona cittadinanza, partecipare attivamente al bene civico, sociale, culturale e morale della comunità, unire classi con vincoli dell'amicizia, fratellanza e comprensione reciproca, fornire un luogo di dibattito per discussione aperta su tutte le questioni di interesse pubblico, ad eccezione di argomenti di carattere politico e religioso che non saranno come in discussione tra i soci. Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun vantaggio personale economico. Incoraggiare l'amicizia e promuovere alti valori di etica nel commercio, nell'industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private. Presenza, il primo vice governatore del distretto 108 di Sanabria. Ingegner Nicola Causa, applauso. Sono altresì presenti le seguenti autorità amministrative, civili, militari e religiose, che vi prego di salutare con un unico applauso al termine della delegazione. Il primo vice governatore, ingegner Nicola Causa, presidente della seconda circoscrizione in sede, Carmela Penna. L'officer telematico distrettuale Andrea Colombo, gli specialist e i presidenti di club. Il sindaco di Sorrento Giuseppe Buono, il sindaco di Piano di Sorrento Dottor Vincenzo Giaccarino, il sindaco di Massa Lutenze Lorenzo Balducelli, il sindaco di Vitequense Andrea Bonocore, il vice sindaco Maria Teresa De Angelis, presidente del Consiglio Comunale, avvocato Emilio Stefano Marzullo, l'assessore Rachele Palumba, il comandante Luigi De Gennaro, il comandante Antonino Migliaccio, il comandante Elio Marisca, il comandante Mario Cafero, presidente della Casina dei Capitani di Mittà, le associazioni Unitre, Ciprea, Fidarba e Amiche del Museo.